Possiamo farcela. Salvatore Aloy non indosserà la maglia del Delfino. Il 25enne centrocampista ex Trapani avrebbe dovuto risolvere il rapporto con l'Avellino, cui è legato sino al 30 giugno 2024. Da subito significativa però la distanza sulla buonuscita richiesta dal calciatore. Proprio ieri sera, nel corso dello speciale calciomercato su Rete 8 e Rete 8 Sport, il DS del Delfino, Daniele Dell'Icarri, aveva dichiarato: non c'è un ultimatum su Aloy, lo aspettiamo ma non all'infinito. E invece, dopo qualche ora, notte fonda, la trattativa è saltata definitivamente. Il DS irpino De Vito ha contattato infatti Dell'Icarri per comunicargli l'impossibilità di arrivare ad un'intesa sulla buonuscita. In sostanza, nessun passo indietro sia da parte di Aloy che della società di D'Agostino. Dell'Icarri ha preso atto, da oggi di nuovo al lavoro per portare Andrea Ghion alla corte di Colombo. Nelle prossime ore il metodista dovrebbe tornare al Sassuolo dal prestito biennale di Perugia, che sarà dunque interrotto. Lo scorso campionato Ghion classe 2000 ha collezionato appena 12 presenze in B, due stagioni or sono. In evidenza invece a Carpi in Serie C, 33 gettoni e 5 gol. Ghion non ha una grande struttura fisica, ma a differenza di Aloy è un play puro, tecnico e dinamico. Il 25enne centrocampista dell'Avellino non è una vera mezzala di ruolo, ma non è neanche un metodista. Si sarebbe dovuto adattare, come è accaduto lo scorso anno con la maglia dell'Avellino, perfetto al contrario in una mediana 2. Ora invece il Pescara punterà su un regista di ruolo, appunto Andrea Ghion. Potrebbe essere decisiva la giornata di domani. Per il centrocampo resta viva la pista della Latta. Ed ora uno dei tanti volti nuovi, Lorenzo Milani, classe 2001, terzino sinistro. La scorsa stagione determinante nel match di andata a Pontedera-Pescara, gol e assist per Magnaghi entrando dalla panchina. Il Pescara ti ha preso a titolo definitivo, ci racconti un po' quando ti è arrivata la telefonata di Pescara, cosa hai pensato? Ma non ci ho pensato nemmeno un minuto, alla fine ho guardato il telefono e ero incredulo. Poi pensare che una società come il Pescara abbia puntato subito su di me è stata una cosa eccezionale. Contratto di 3 anni con la maglia del Pescara vuol dire che il Pescara crede tanto in Milano. Sono onorato di questa cosa, infatti spero di poter fare il meglio e ricambiare il favore. C'è un giocatore di alto livello a cui si ispira Milani? Ma alla fine ci sono stati tanti giocatori che mi hanno ispirato. Possiamo parlare di Marcelo, se no Bale nella fase più offensiva, comunque giocatori molto tecnici e offensivi.